EICMA 2022 allo stand Honda, il debutto in Europa per il primo scooter elettrico di Honda, le M1E. Costantino Paolacci, relazioni esterne Honda, ce ne parla, ci spiega il concetto della batteria asportabile, prestazioni e autonomia. Il nuovo EM1E si inserisce nella categoria dei MOPD, che sarebbe la definizione dei motorini, quindi se fosse col motore termico sarebbe un cinquantino, okay. Per capirci. L'autonomia è di 40 km. Quindi è un veicolo prettamente urbano. La caratteristica della batteria asportabile, hai detto bene, perché non siamo ancora in regime di swappable batteries, okay. Ci arriveremo, perché come sai esistono dei consorzi in proposito tra brand diversi. Significa però che la ricarica è molto comoda, perché puoi togliere la batteria dallo scooter e caricarla comodamente per esempio a casa, e quindi quando poi riprendi lo scooter te la porti carica. Quali sono i tempi di ricarica? Allora, non abbiamo molte informazioni tecniche, perché il veicolo arriverà in commercio la prossima estate. Honda però aveva premura di farlo vedere al Salone di Milano e quindi l'ha portato in anteprima. Infatti, come avrai notato, non vi è arrivata la cartella stampa, perché non esiste ancora la cartella stampa. E sappiamo che appunto l'autonomia è di 40 km, ci si può andare anche con passeggero, ovviamente silenzioso, super affidabile, quindi maltempo, caldo, freddo, vibrazioni non creano nessun problema, pedana piatta e ruote di piccolo diametro, quindi appunto un veicolo prettamente cittadino. EM, la sigla sta per Electric Moped, uno perché è il primo veicolo elettrico per l'Europa, e due punti è la sigla che identifica nel mondo Honda l'elettrificazione dei modelli, quindi lo trovate anche nella gamma auto Honda. Ok, lo troveremo anche là. Bene, a questo punto aspettiamo che il motorino arrivi anche a poter essere guidato qui in Europa. Ve lo lascio qui sotto nei commenti e grazie a Costantino. Ciao ciao.